E allora noi ti lasciamo per fare una cinquantina di chilometri e non di più, perché raggiungiamo la nostra Elisa Silvestrin, che ci sorprende anche lei con un luogo incantevole vocato al turismo e agli sport acquatici, il lago di Piediluco. Elisa, fammi un po' vedere. Una vita in vacanza. Buongiorno Marcello, oggi vi porto in vacanza con me sul lago di Piediluco. Siamo in provincia di Terni e andiamo subito a conoscere la nostra guida Lamberto, che ci farà innamorare di questo territorio. Benvenuta cara, anzi benvenuti tutti in un posto tranquillo e pieno di bellezza. Da dove iniziamo Lamberto? Vogliamo fare un giro con il battello? Bene, allora andiamo. Andiamo, dai, forza. Respirazione artificiale per resuscitare il vecchio buon umore. Fa il E lassù Lamberto cosa c'è? È quello? Quello è il castello degli Albornoz, che sta in cima proprio alla collina. E se tu guardi qui alla tua sinistra, quello è il campanile della chiesa di Santa Maria del Colle. Poi abbiamo anche la chiesa di San Francesco, che è bellissima con la sua scalinata, del periodo 1300. Insomma, Piediluco è uno tra i borghi più belli d'Italia, lo diciamo. Questo possiamo dirlo. E sulla spiaggia che cosa si può fare? Qualsiasi sport, iniziando dal canottaggio, la pesca, la vela. Qui c'è anche il CONI e fanno le gare di canottaggio. Vabbè, allora oggi mi alleno anch'io. Beh, certo. Come si sta qui a Piediluco? Benissimo, benissimo, molto bello, molto bello, molto rilassante. Ecco. Vista lago è bellissimo. Facendo un weekend, una giornata particolare? No, una festa di compleanno di mio zio. Lamberto! Ma allora ti sei divertita! Mi sono divertita tantissimo, una eccezionale. Alberto, sì? Oh, che bella troupe! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Questa è la e-bike. Bicycle, bicycle, bicycle! Quanti percorsi si possono fare con questa bicicletta da qui? Qua nelle vicinanze ci sono una serie di siti abbastanza famosi come la Cascata delle Marmore ovviamente, ma c'è anche un sito archeologico molto importante, un'antica città romana che è Carsule. E è proprio lì dove andremo adesso. Siamo nell'area archeologica di Carsule e tu Valerio sarai la nostra guida. Benvenuta. Grazie. Da dove iniziamo? Siamo proprio sulla via Flaminia, che è un po' il motivo per cui esiste Carsule. Viene aperta nel 220 a.C. appunto al console Gaio Flaminio, è la più importante delle strade consolari che da Roma andava verso nord, fino a Rimini. Ecco, lungo questa strada sorge poi il centro di Carsule, che nasce come un servizio per chi passava su questa strada. Davanti a noi che cosa vediamo? Questo è uno degli archi a cui si entrava nel foro, dei tetrapili, cioè archi quadrifronti, e subito di lato c'era appunto la piazza del foro, che è il centro della città antica. When night comes down, you like... E quest'arco, Valerio? Questo è il cosiddetto Arco di San Damiano, è un arco monumentale che limitava la città e divideva lo spazio dei vivi da quello dei morti. In the sun.